Mister, considerato il risultato, se potesse tornare indietro nel tempo, vincerebbe ancora così oppure aggiusterebbe subito qualcosa nel primo tempo? Se questa domanda me l'avessi fatta al 46esimo, avrei detto no, cambiamo. Oggi, cioè adesso, a partita finita, io penso che comunque sia stato bello vincere in questa maniera, un derby contro una squadra forte come il Milan, perché il Milan sicuramente è una squadra diversa rispetto alla gara di andata, molto più forte, molto più consapevole dei mezzi, sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Primo tempo deve essere importante per noi perché ci deve far capire che comunque a prescindere le partite vanno affrontate sempre con la testa, rispettando i pregi degli avversari, cercando poi di esaltarne i difetti. Noi il primo tempo abbiamo esaltato solamente i pregi loro, difetti, pochissime volte abbiamo fatto venire a nudo i loro difetti. Nel secondo tempo, e questo ripeto per colpa mia, perché alla fine sono io che preparo le partite, poi ne parlo con i calciatori e cerchiamo di discuterne, però alla fine, ripeto, la responsabilità è sempre la mia. Mister, è questa la sua Inter, quella sotto 2-0 primo tempo e poi va a vincere 4-2 il derby di Milano? Ma sicuramente a prescindere dal risultato, questa comunque è la mia Inter, quindi sarebbe stata la mia Inter anche nella sconfitta. E ci avrei messo la faccia, perché questa è un'Inter che sento mia, stiamo cercando di lavorare, di trasmettere valori, mentalità, lavoro, sacrificio, sudore, e quello che mi è piaciuto dei ragazzi, che il primo tempo noi comunque non abbiamo toccato il fondo, però siamo stati in grandissima difficoltà. Non è da tutti rialzarsi, ecco. Io penso che i grandi sono quelli che riescono a incassare i colpi, e però a non cadere, stare lì in piedi, a resistere e poi diventare ancora più forti. Penso che abbiamo fatto questo, per noi molto importante. Ciao Antonio. Ciao. Complimenti logicamente per la vittoria del derby. Non credo, diciamo che se tu avessi voluto una pazza Inter l'avresti voluta solo per oggi, così poteva andare bene. Però una domanda ti faccio: ci sta comunque che il grande lavoro che voi state facendo come staff sul piano fisico abbia dato dei risultati importanti anche nella partita di oggi? È vero, il primo tempo un po' così, ma nel secondo tempo la grande intensità che è riuscita a tenere la squadra ha poi messo in grandissima difficoltà il Milan. Massimo, sicuramente noi, oltre da un punto di vista tecnico-tattico, sul discorso della mentalità, lavoriamo anche da un punto di vista proprio fisico, anche perché nel calcio moderno, se oggi non porti intensità e non sei forte, veloce e resistente, difficilmente puoi reggere a grandi livelli. Cerco di far capire questo ai ragazzi. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che segue alla perfezione, non si lamenta, siamo accompagnati anche dai risultati, e questo per noi è un grandissimo supporto, per me, per lo staff. Detto questo, dobbiamo continuare così, essere molto umili, testa bassa, pedalare. Dobbiamo sapere che, l'ho detto già ragazzi, che mercoledì abbiamo una partita, importante per noi, una semifinale di Coppa Italia. Noi siamo in una situazione dove non possiamo permetterci assolutamente di snobbare niente e nessuno. Ci vogliamo sedere a tavola, e quando uno ha fame cerca di sedersi e iniziare a mangiare. Noi vogliamo fare questo, e quindi mi auguro che mercoledì ci sia un grande pubblico e che ci trascini come ha fatto oggi, ecco, perché i tifosi sono stati incredibili, e sono contento, ecco, per i ragazzi, e dedichiamo a loro questa vittoria. Grazie mister e complimenti ancora. Grazie.